Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Elena e oggi vi mostro qualche articolo preferito del periodo. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi, perché è gratuito, di lasciare un like e un commento se il video vi sarà piaciuto. È la prima volta che faccio un video preferiti del mese, quindi diciamo che ho fatto una scaletta da cui partire, però non so bene se sia quella giusta. La prima categoria da cui vorrei partire è make-up e gioielli. Per quanto riguarda il make-up, i preferiti di questo periodo sono pochi relativamente, perché appunto non sto facendo un granché di acquisti, e il più delle volte non mi trucco, quindi non ho molto da comprare. Però ho comprato due rossetti di Clio. I due colori che ho acquistato sono Granatina, che è il colore che mi vedete indossato adesso, e Nude Sunday, che è appunto il nude super famoso di Clio. Ho voluto comprare Nude Sunday perché avevo già Peach Nude, mi pare che si chiami, ma mi sembrava troppo pescato e che non stesse completamente o comunque troppo bene su di me. E Granatina era una nuova uscita e non lo so, mi ha ispirato un sacco da subito e ho deciso di comprarlo. Devo dire che entrambi mi stanno bene, almeno secondo me mi stanno bene e mi piacciono. Spero che adesso che siamo in zona gialla di poterli mettere un po' più spesso. Per quanto riguarda invece la categoria gioielli, mi sono stati regalati questi orecchini che adoro. Di Purlay, quindi vi lascio casomai il link in descrizione se siete interessati. Comunque nulla di tutti i link che vi metto qui sotto è affiliato, perché ovviamente il mio canale è tipo piccolissimo, quindi al momento nessuno mi fila. Però fa niente, io comunque vi lascio i link sotto senza problemi. E questi orecchini mi piacciono molto appunto perché c'è questa monetina e hanno una trama un po' tribale, diciamo, chiamiamola così. Volevo delle orecchine da poter usare un po' tutto il giorno, quindi non che fossero troppo ingombranti, e questi in realtà sono abbastanza comodi. Altro preferito dei gioielli è invece questo autoregalo che mi sono un po' fatta sempre per la questione lauree, ed è questa collana tribale con pietre di amazzonite realizzata completamente a mano. Praticamente questo intrecci di fili che potete vedere sono stati realizzati a mano con la tecnica del macramè da Cristina Benefico, mi sembra che si chiami di cognome. Vi lascerò qui sotto sempre il suo Instagram e Etsy, in cui vende queste sue creazioni molto molto bella. Io l'avevo puntata ormai da almeno un anno. E niente, quindi alla fine mi si è presentata l'occasione, lo sconto, eccetera, quindi perché non acquistarla, ovviamente. Cristina poi ne realizza anche con altre pietre diverse, quindi mi pare ci fosse anche di ametista e forse anche qualcos'altro, però ora non mi ricordo. Passando alle letture, quindi ai libri, non li ho qui cartacei perché li ho letti su Kindle. Il primo è La via del guerriero di pace, che devo dire non è un libro per tutti, nel senso che devono piacerti certi tipi di tematiche un po' spirituali, un po' di ricerca personale, altrimenti può risultare noioso, non comprensibile, boh, non lo so. Però invece a me è piaciuto abbastanza, devo dire. È un libro che tecnicamente vuole insegnarti qualcosa, ma lo fa non sotto forma appunto di manuale tecnico, ma più che altro di romanzo, di racconto, sempre ovviamente nell'ambito della crescita personale. Poi altro libro che ho letto sempre su Kindle è Il richiamo della foresta, un libro che mi è piaciuto per la sua tematica, in quanto è un romanzo dove racconta la storia di Buck, che è un cane. Quindi il protagonista è un cane, quindi non una persona. Noi solitamente siamo abituati a leggere di storie di persone, eccetera, mentre qui è proprio un animale.
Ed è interessante perché appunto lui passa da una condizione di benessere in una famiglia che comunque lo tratta bene, eccetera, fino a ritrovarsi comunque sperduto da solo in concorrenza con altri cani e con uomini che comunque non lo trattano benissimo. Quindi fa questo viaggio, questo percorso ed è interessante appunto come storia da leggere. Per quanto riguarda invece le serie TV, ultimamente diciamo che non ci sono state grosse novità appunto di uscite di serie TV, quindi non ho serie TV nuove particolari che ho guardato da raccontarvi, ma più che altro ho fatto un rewatch di Streghe, per chi se lo ricorda, Streghe, quella serie che andava negli anni 2000. Sulla Rai 2, mi sembra, in cui ci sono queste tre sorelle che si scoprono appunto streghe e che combattono contro i demoni. Io ora sono alla terza stagione, ho visto già tutta la seconda in questo periodo e niente, cioè è bella come quando la guardavo a 10 anni. Invece poi ho finito completamente Viking. In realtà Viking, l'ultima stagione è uscita l'anno scorso, se non erro, ma io aspettavo che arrivasse su Netflix perché non avevo voglia di andare a cercare da reperire da altre parti. E niente, cioè io ora che è finita Viking, sinceramente non so più cosa guardare. Non lo so, cioè non c'è niente, secondo me, al momento al pari di Viking o comunque di altre serie che ho guardato precedentemente. Però come una riuscita appunto non c'è nulla al momento al pari e quindi niente, sono finita per quello su Streghe a fare un rewatch di Streghe perché non mi andava di guardare una cosa che non mi convinceva troppo, insomma. E Viking, che dire, il finale, devo dire, non vi faccio spoiler ovviamente, devo dire che mi è piaciuto come si è risolto. Di solito i finali di stagione fanno un po' pena, però invece questo mi è piaciuto. Invece il Trono di Spade, quando c'è stato il finale, cioè, l'ho odiato, mi ha fatto veramente schifo. In questo caso invece, secondo me, aveva senso, quindi ci sta tutto. Ultima cosa che ho guardato, sempre su Netflix, è il documentario, che è un film documentario, sulle Blackpink, che sono, per chi non lo sapesse, un gruppo coreano di cantanti, quindi di K-pop, che a me piacciono, devo dire, come le loro canzoni e tutto il resto, e quindi a me piace a volte guardare questi documentari sui personaggi famosi, quindi come sono diventati famosi, chi sono realmente, qual è il loro carattere, insomma. Devo dire che nel caso delle Blackpink, mi sono piaciute molto. Per quanto invece riguarda la categoria acquisti random, ultimamente ho comprato la Funko Pop di Ariel. Eccola qui, piccolina nel suo splendore. Per chi non lo sapesse, Ariel è il mio cartone preferito da quando ero piccola, cioè Ariel, la sirenetta. E quindi non avevo la sua Funko Pop e questa cosa mi sta qua. Però non volevo spendere troppo e quindi l'ho acquistata su Vinted. L'unica cosa è che quando ho aperto la scatola il piedistallo si è rotto e non ho capito se è stato messo dentro male dalla ragazza che me l'ha spedito o se l'ho aperto male io e quindi si è rotto perché comunque è una cavolata di plastica. Non lo so. Sta di fatto che comunque lei mi sembrava sincera perché comunque mi ha impacchettato tutto il pacchetto per bene, quindi con vari pluriball, eccetera. Quindi comunque ho deciso di tenerla e l'ho attaccata con la colla caldo, era l'unica cosa che riusciva a tenerla su. E niente, speriamo che regga perché boh, mi sembra un po' instabile, però per ora sta su. Per la categoria invece piante ho acquistato questa Calathea macoliana che secondo me è stupenda, era piccolina quando l'ho presa, cioè in realtà è ancora piccolina, però aveva questa foglia che non c'era, questa è nuova. È proprio bella, casomai farò una clip per farvela vedere meglio perché non so se me la sta mettendo a fuoco. Ho deciso di metterla in semi-idroponica perché non lo so, è una pianta. Non volevo fare casino con la terra perché di solito quando le metto in terra poi finisce che gli do troppa acqua, mi muoiono, stanno male, queste cose qua. Quindi ho detto vediamo di metterla in semi-idroponica così magari sta meglio. E infatti al momento sta bene e ha fatto anche questa foglia nuova.
Ultima pianta invece questa Peperomia Red, che secondo me è bellissima. È un po' floscetta perché ovviamente, come vi ho detto, io a volte faccio danni e quindi non so bene esattamente cosa io stia facendo di sbagliato, per cui si è un po' sflosciata. Però mi piace molto. Anche qui cercherò magari di farvi un, magari un, se non si vede bene, un altro video. Ed è bellissima, ha queste foglie cicciose e scure color viola, questo viola rosso che a me piace un sacco come colore. In camera forse sembra nera più che viola rossa. Per quanto riguarda invece la parte app e cose online, ultimamente mi sta piacendo molto il sito Domestika. Per chi non lo sapesse, Domestika è appunto un sito in cui vi sono corsi di vario genere, a livello artistico o anche tecnologico, quindi corsi sulla fotografia, corsi per quanto riguarda Instagram, il Facebook o la creazione di immagini digitali, ma anche cose più manuali come per esempio la ceramica, oppure i ciondoli per esempio in resina, la pittura. Ci sono un sacco di corsi. La cosa bella è che non serve nessun tipo di abbonamento, ma semplicemente tu acquisti il tuo corso che ti interessa e te lo guardi all'infinito, perché comunque non c'è scadenza per guardarlo. Io ho comprato già diversi corsi su Domestika, perché comunque non costano neanche tanto, quindi sui 10 euro così, e sono utili, caspita, cioè a me piacciono molto, devo dire. E poi adesso che ho un po' di tempo libero mi piace anche seguire queste cose. E adesso invece sto seguendo un corso per la gestione del tempo per i creativi, quindi per noi persone un po' creative che non sappiamo come gestirci. Il video termina qui, non ho più altre cose belline da farvi vedere. Spero che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, un commentino e cose così. E noi ci vediamo al prossimo video.